Amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi facciamo un bellissimo interattivo parlando proprio della luna nuova nel segno dell'Acquario. La seconda luna del 2022 cade proprio tra il 31 gennaio e il 1 di febbraio, nel segno dell'Acquario, un segno di aria, e rappresenta un nuovo ciclo lunare a livello mondiale, perché questa luna nuova rappresenta sempre l'inizio del nuovo anno lunare per il continente asiatico. Ed è veramente molto interessante proprio perché questa luna sarà celebrata proprio in tutto il mondo come un nuovo inizio. Quindi anche per noi sarà interessante, proprio prima dell'inizio dell'anno lunare, molti si prenderanno proprio il tempo per ripulire casa, per ordinare il disordine, portare una nuova energia nelle proprie case. Il passato viene spesso perdonato e viene anche incoraggiata una mentalità nuova ed ispirata. Noi sappiamo che le lune nuove, ragazzi, rappresentano sempre inizi di un nuovo ciclo lunare, e questa luna nuova è ancora più potente perché proprio è l'inizio dell'anno lunare. In visita quindi di questa luna nuova, potreste sentirvi proprio ispirati proprio a spazzare via il vecchio, a riempire la vostra casa di energia fresca. Mi raccomando, usate i fiori, le candele, gli incensi, perché questo è proprio utile. Ricordo il 1° febbraio, quindi abbiamo proprio questi ultimi giorni per decorare, aggiustare, pulire la nostra casa. Poiché questa è una luna nuova in acquario e contiene quindi un'energia di aria, qualsiasi azione che facciamo per portare, diciamo, una nuova energia nella nostra vita, è probabile che ci ispiri a pensare in un modo nuovo, in idee più brillanti, una mente molto più chiara, una mente anche molto più lucida. Usate quindi questa energia della luna nuova proprio nel segno dell'acquario per liberare la vostra mente. È possibile farlo attraverso la pulizia del nostro disordine in casa, la creazione di uno spazio nuovo, un pensiero, diciamo, detox, dove ci si concentra più sul positivo piuttosto che sul negativo, sulle chiacchiere, su questi discorsi che oggi si fanno, soprattutto riguardante ciò che stiamo vivendo. Io non sopporto più parlare alla gente di vaccini e non vaccini, cioè non so voi, ma io non ne posso più. E quindi elimino completamente sia chi è pro e sia chi è contro. Cioè, proprio basta, nella vita bisogna andare avanti, e purtroppo chi rimane lì indietro, e ve l'avevo detto, se andate a guardare la congiunzione tra Saturno e Giove, non rimanete indietro, mi raccomando. Comunque, detto questo, dobbiamo iniziare a pensare in maniera molto meglio, con energie fresche. Alcune cose diventeranno sempre di più profonde in questo momento. Allora, in questo periodo abbiamo Mercurio retrogrado ancora, proprio l'uno, proprio sotto questa luna, e questo significa che abbiamo ancora tempo per contemplare sempre di più il nostro modo di pensare. Mercurio retrogrado è sempre un periodo di riflessione, no? È un po' di rivisitare un po' il nostro passato, e quindi è un momento in cui i nostri schemi, il nostro pensiero, il nostro subconscio risale in superficie. Quindi sarà veramente importante durante questo periodo iniziare a sentire una sensazione proprio di andare avanti, di non rimanere indietro. Basta pensare a quello che abbiamo vissuto fino a questo momento. Anche perché da pochi giorni, poi dalla luna nuova, il 3 di febbraio, 4 di febbraio, Mercurio torna diretto. Ecco perché questi sono giorni fondamentali per dire basta a cose che ormai forse ci stanno veramente tanto limitando nella nostra vita. Un altro fattore importante di questa luna sarà sicuramente l'influenza di Saturno. E allora qui già, quando si parla di Saturno, si apre un mondo sostanzialmente. Perché? Perché Saturno sarà molto vicino a questa luna nell'acquario. Saturno sta transitando nel segno dell'acquario, e proprio nel momento in cui si farà nuova sarà molto vicina a livello di gradi, quindi questa influenza si sentirà. Saturno a volte può essere un'energia molto dura, ma questo è solo perché vuole che ci prendiamo un po' più di responsabilità su noi stessi e sulle nostre azioni. Quindi Saturno in questo caso, con questa luna nuova del primo, ricordo che questa influenza durerà per almeno 2 o 3 settimane, Saturno ci richiede di fare almeno
di fare, di assicurarci, ecco, di assicurarci che dobbiamo iniziare a contemplare di più quella che è la nostra stabilità. Può darci alcune lezioni durante queste giornate, quindi dandoci proprio, facendoci sbattere in faccia la realtà, no? Quindi diciamo, wow, no, non credo proprio che questa possa essere realmente la realtà che io sto vivendo, invece sì, quindi potremo scoprire anche di dover affrontare comunque una sfida che è necessaria comunque per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi sappiate che ogni volta che Saturno è coinvolto c'è un'opportunità di crescita e di successo, ma è un po' dura per capirlo. Quindi Saturno ci dà sempre una lezione, anche difficile, perché sa che possiamo gestire questa emozione e ci dà anche delle lezioni in modo che possiamo continuare a crescere, continuare a salire di livello, condurre una vita che sia destinata proprio ad essere un leader di noi stessi. Se notate quindi qualche piccola sfida durante questa luna nuova o un ostacolo che potrebbe nascere, che arriva proprio in queste giornate, sappiate che vi viene data la resistenza per attraversarlo. Dall'altra parte sarete molto ricompensati, perché Saturno lascia sempre delle ricompense ogni volta che impariamo una lezione. Quindi mi raccomando, imparatele questa lezione, non cadete nuovamente sempre sullo stesso fosso, perché altrimenti poi veramente. Insomma, mi sembra strano che molte persone questa cosa non la capiscono ancora, però ci sono persone che hanno bisogno di sbattere una, due, tre, quattro, cinque volte la testa. Allora, con questa luna potremmo sentire un'energia abbastanza preoccupante in alcuni campi, no? Possiamo sentire con questa influenza di Saturno che in realtà vi manca un po' il sostegno. In realtà Saturno quello che fa molto spesso è come un vecchio padre che vi lascia da soli per imparare a nuotare, no? Quindi è come se vi lascia un attimo e già adesso tu hai i tuoi obiettivi, tu devi andare avanti, quindi vi sentite leggermente anche un po' smarriti. Quindi è molto importante che durante questo periodo fate molta attenzione a tutti gli impegni che volete prendere o le parole che dovete fare. Avete Mercurio retrogrado, una luna nuova in acquario che è vicino a Saturno. Insomma, io vi chiedo di lanciarvi da soli senza coinvolgere sempre le persone che probabilmente sono un po' lontane dal nostro punto di vista. Quindi vale anche la pena notare che ogni volta che Saturno è così influente, si sviluppano anche situazioni proprio all'interno del nostro mondo e nel nostro globo. Soprattutto adesso con la pandemia sentiremo proprio qualcosa di particolare durante questo periodo. Proprio l'altro giorno sentivo che già sta nascendo una pillola che potrebbe essere invece del. Insomma, vedete come tutto quello che è l'acquario è proprio il mondo medico, è la scoperta soprattutto. In queste giornate comunque verremo a sapere qualcosa di interessante. Sappiate che potrebbe essere necessario che Saturno esca dall'acquario affinché ci sia marzo 2023, affinché insomma possiamo lasciare la pandemia alle spalle. Quindi marzo 2023 o addirittura gennaio 2024, quando Plutone lascerà il Capricorno, inizieremo a respirare un po'. Quindi, questo è giusto per dirvelo. Un'altra forza cosmica proprio durante questo periodo è l'allineamento di Giove-Urano. Urano è il dominatore naturale dell'acquario, quindi questa luna attiva tantissimo Urano perché è nel segno dell'acquario. Quindi vale anche la pena di vedere cosa sta facendo in questo momento e come corrisponde realmente questo Urano. E il fatto che Urano sia molto armonioso, allineato a Giove in questo preciso momento è estremamente positivo, cioè credo che questo è veramente uno dei giorni secondo me più importanti, e questo intorno al 3 lo sentiremo ancora di più, quindi mentalità di grande fiducia, abbondante, voglia di rivoluzionare la nostra vita, voglia di farcela, sì, io ce la posso fare, quindi cosa posso, come posso espandere, diciamo, la mia mente per vedere le cose in un modo nuovo, come posso eliminare le vecchie credenze autolimitanti, le mie paure, i miei dubbi, come li posso eliminare per fare spazio delle nuove opportunità. Ecco, Urano è proprio il pianeta anche del risveglio in questi casi, e quando si unisce a Giove, c'è proprio l'opportunità, no, di alcuni seri momenti di illuminazione. Quindi questa è veramente una luna che ci sta catapultando verso una visione completamente nuova. Quindi nel complesso, questa luna nuova nel segno dell'acquario riguarda la pulizia della nostra mente, in modo, diciamo, da poter espandere verso nuovi orizzonti,
una mente molto più chiara, delle prospettive nuove, e così proprio da godere questi stimoli che possiamo rinascere in qualche modo. Quindi mi raccomando, approfittatene questi giorni per essere menti positive, mi raccomando. Andiamo a vedere quali saranno le tre scelte. Allora, le tre scelte saranno: la numero uno, abbiamo un bellissimo cristallo, in realtà è la pietra di acqua marina. La numero due, abbiamo un diaspro serpentina. E la numero due, abbiamo una corallina, si chiama, quindi una specie di pietra con un forte rosso a livello di corallo. Quindi voi dovete fare la vostra scelta, la numero 1, la numero 2 o la numero 3. Respirate, se avete voglia potete anche bloccare il video, fare una respirazione tutti quanti insieme, almeno contate per 3 secondi il respiro. Lasciamolo andare e andiamo a vedere il messaggio dell'universo proprio per questa luna nuova nel segno dell'acquario. Partiamo dal numero 1. Quindi partiamo subito dalla numero 1, abbiamo detto che è la nostra pietra di acqua marina. Andiamo a vedere subito qual è la vostra carta. Allora, pietra di acqua marina che io lascio qui. Andiamo a vedere qual è la vostra carta. Non ci posso credere. Primo quarto di luna in acquario. Dovete credere nell'universo perché ci sono tante opportunità durante questo periodo e dovete essere molto più coinvolti, convinti di tutto quello che sta succedendo nella vostra vita. Le persone che hanno scelto questa carta probabilmente sono delle persone che sono leggermente un po' sfiduciose in questo periodo o sfiduciate, perché mi rendo conto che vi stanno succedendo tante cose che probabilmente non vi aspettavate. Ci sono realtà, situazioni che in realtà non sono poi così tanto semplici, e quindi avere paura di quello che vi sta succedendo non è altro che l'ombra dell'illuminazione che potete avere. Questo è un momento importante, vedete, non so se avete qua chiaro, questo è Ania e questo è il terzo chakra illuminato, scusatemi, il terzo occhio illuminato, ed è importante illuminare proprio il vostro modo di vedere la vita. Perché? Perché alcune persone si stanno ritrovando in questo momento a dover prendere anche forse delle forti bastonate. Alcune di voi mi dicono: tanto lo so che verrà ripagato tutto questo malestare o tutta questa difficoltà che io sto vivendo. Altri di voi purtroppo mi rendo conto che sono rimaste vittime e bloccate da questa realtà. Lì fuori ci sono dei paesaggi nuovi, lì fuori in realtà ci sono delle verità, delle realtà completamente diverse. Qui dobbiamo aprire la nostra mente, cercare di essere delle persone un po' più spontanee, libere. Anche nel male c'è sempre, o nell'instabilità c'è sempre una lezione di vita. Dobbiamo anche forse ringraziare quello che abbiamo avuto fino adesso. Conosco molte, molte persone che non sono state mai riconoscenti della propria vita, delle proprie verità. Questo purtroppo è qualcosa che ho notato molto spesso negli anni, parlando con persone. Vi ricordo che io alla base faccio un lavoro importante, che è quello dello psicologo, che delle persone non sono molto riconoscenti di quello che hanno. Guardate che le persone che hanno tanto sono quelle che vivono spesso molto male, e o quelle che hanno avuto tanto e oggi si ritrovano comunque a combattere. Voi dovete chiedere nell'universo, voi dovete essere pronte anche ad accettare qualsiasi tipo di lezione questa vita vi sta per dare. Il primo quarto è un momento di riflessione. Quando abbiamo il primo quarto di luna, c'è sempre un momento di riflessione. Riflettere anche su quello che state per scoprire verso di voi. Qualcuno di voi sta entrando in conoscenza di qualcosa della propria vita, e quando questo accade, credo che finalmente siamo davanti a delle realtà completamente nuove, probabilmente anche un po' difficili, ma necessarie durante questo periodo. E conoscere se stessi, andare in fondo verso se stessi, significa anche esplorare un mondo che molto spesso non abbiamo voluto vedere, quindi capire anche le bellezze di quel che ci nascondiamo dentro, no? Molto spesso noi abbiamo un mondo, e spesso per esempio gli artisti, no? Hanno un mondo meraviglioso, ma non riescono a farlo ad esternare se non con la pittura, con la musica, con le parole, ma la propria persona rimane spesso all'ombra. Ecco, integrare la vostra interiorità e il vostro esterno significa anche creare un equilibrio che secondo me in questo preciso momento sarà fondamentale. Proprio per il fatto che sei in acquario significa che siamo davanti a delle scoperte nuove. Inizieremo probabilmente
a navigare verso orizzonti che grazie anche alle altre persone probabilmente, quindi apriamoci anche a delle occasioni nuove in questo preciso momento, ci potranno portare veramente a delle conoscenze di altro. Vedete questa luna come in realtà è offuscata ancora da un lato ma è illuminata dall'altro e in realtà sta per arrivare piena, quindi stiamo veramente quasi per completare quello che è la conoscenza di noi stessi. Siete in un ottimo momento, siete nel tipico momento, nel tipico percorso dove ormai gli ostacoli più pesanti li avete superati, adesso c'è voglia proprio di rilassarsi, c'è voglia di vivere, diciamo, un percorso anche un po' più sereno. Attenzione perché la mancanza di serenità molto spesso è avvenuta anche per causa vostra, nel senso anche voi delle volte probabilmente non siete state serene al 100%, non avete regalato delle grandissime emozioni alle persone intorno a voi. Quindi questo sarà molto importante tenerlo in considerazione proprio perché questi nuovi inizi, nuovi percorsi che si stanno per aprire con questa luna nuova vi permetteranno proprio di capire quali sono innanzitutto i vostri limiti, perché se fino adesso non sono nati, perché se avete creato nella vostra mente dei limiti, e vi dico, la vostra mente spesso è un limite. Quindi oggi, da questo momento in poi, da questa energia che sta per nascere nella vostra vita, iniziate ad adottare dei rituali nuovi. Prendete un diario, scrivete i vostri obiettivi. Iniziate a focalizzarle, usate la legge dell'attrazione, adibite un po' la vostra casa proprio in maniera che tutto quello che voi realmente volete possa diventare una realtà. L'acquario vi sta invitando ad essere rivoluzionari dentro voi stessi, nel vostro inconscio, ma anche nella vostra esteriorità. Chissà, qualcuno vuole dare un taglio ai propri capelli, vuole iniziare a vestirsi nuovo, in maniera nuova, moderna, o non lo so, pulire questo armadio che è fatto solo di maglioni scuri, maglioni vecchi, quindi iniziare a dare un taglio anche alla nostra vita. Usate i vostri capelli, il vostro modo di truccarvi come una forma di rivoluzione, di fresca, di star bene, perché molto spesso anche quello che noi esterniamo rappresenta ciò che noi viviamo dentro. Ed è così, ed è importante amare il proprio corpo, ed è importante anche considerare il nostro corpo. Ecco perché l'equilibrio in questo momento sarà importante. Da questo momento in poi l'universo vi manderà dei segnali importantissimi. Voi sapete che l'universo parla sempre con numeri doppi, con piume, con manifestazioni, con chiavi, soldi che trovate, messaggi che inaspettatamente riceverete. Ecco, quindi aprite molto la vostra intuizione, perché in questo momento le persone che hanno scelto proprio questa pietra di acquamarina saranno veramente pronte anche a poter cogliere al 100% quelle che sono state fino adesso anche dei limiti della vostra vita. La luna nuova nel segno dell'acquario rappresenta un momento fondamentale, soprattutto quest'anno, perché rappresenterà l'inizio dell'anno della tigre. Poi ne parlerò in un altro oroscopo, faremo proprio l'oroscopo cinese a breve, tra oggi e domani ne parleremo, ma è molto interessante questo perché credo che da questo momento in poi si inizi seriamente ad avere più coraggio, ad avere più coraggio ad esprimere realmente ciò che si è, senza avere paura. Quindi vi ricordo di mantenere una mente aperta e di ascoltare realmente quelli che sono i messaggi che arrivano dall'universo. Allora, vediamo il nostro maestro Osho cosa ci vuole regalare in questo momento. Allora, un messaggio per tutti coloro che hanno selezionato la pietra di acqua marina. Abbiamo già detto che bisogna ascoltare l'universo. Vediamo il taglio. Abbiamo la comparazione e le vite passate. Io credo che uno dei tanti limiti molto spesso è compararsi alle altre persone, no? Lo sbaglio più grande è quello di sentire sempre di sentirsi sempre inferiori ad altri, ma capita anche per esempio nel nostro mondo online, no? Molto spesso diciamo, quello c'ha 1.000 visualizzazioni, quello non importa, ognuno ha il suo mondo, ha la sua propria personalità e deve continuare ad andare avanti per quello che vuole emanare, vuole esprimere e vuole dare alle altre persone. E questo è importante, quindi capirete tantissimo quanto siete stati forse anche limitati o vittime di un paragone, siete forse state messe in un paragone anche con il vostro passato. Non so, forse siete state la figlia meno adatta per i propri genitori o nella scuola vi eravate sempre comparati alla vostra amichetta. Questi sono momenti in cui
dite sempre sono stanca di questo, io sono in realtà una persona unica, sono nuova, sono la persona che oggi voglio essere. E questo credo che sia veramente una grande occasione, un bel momento per eliminare questa situazione. Ricordatevi ragazzi che la quercia, per quanto in questo caso vedete la quercia, proprio questo albero imponente, antico, per quanto possa sembrare così forte, così robusto nella vita, in realtà non è neanche tanto forte quanto lo è per esempio il bambù, che anche in questo caso con venti non si spezza mai, e non solo, il bambù è anche molto più leggero, è anche molto più bello da vedere e nasconde comunque una leggiadria un po' diversa, un'armonia anche diversa il bambù. Ecco perché è importante sentirsi che sì, tu magari sei stata stabile su altre cose, ma io ho questo ancora meglio. Quindi è importante non essere più vittime di queste paragone. Altra cosa, mi rendo conto che questo periodo sarà un momento dove vivrete delle esperienze già vissute, avrete tantissimi déjà vu nella mente, vivrete, e quello è l'universo che vi sta parlando, e vi farà vivere delle emozioni che forse allora non le avevate colte. Cosa significa? Forse magari qualcuno non l'ha proprio colto perché non le ha vissute, quindi è arrivato il momento anche di viverle. E quindi l'universo vi rimette davanti un'altra volta un'occasione. Altri invece non hanno avuto proprio l'occasione di poterla vivere, perché sono state limitate da alcune realtà. Ecco, questa volta potrebbe ricapitarvi. Io non me le farei scappare se fosse in voi, mi raccomando. Allora, queste due le lasciamo qui. Vediamo cosa abbiamo dopo. Abbiamo la rinascita e abbiamo il nulla. Vogliamo riscrivere questo libro da capo? Vogliamo in qualche modo rimettersi nuovamente in gioco? Vogliamo sentire in realtà che rinascere significa anche voler iniziare qualcosa di importante? Allora, la rinascita è un lavoro duro sostanzialmente, perché non viene da un giorno all'altro, ma è un percorso che da anni potrebbe iniziare, anche da una vita potrebbe iniziare. Io per esempio sono uno che mi sento sempre rinascere, no? E che sto sempre arrivando a questa rinascita. Però il mio obiettivo di vita è anche quello, forse un po' inquietudine, no? Però in realtà è bello perché mi sento sempre pieno di vita, faccio mille cose nella vita. E allora è importante che anche voi in questo preciso momento iniziate a introdurre qualcosa di nuovo, qualcosa che vi possa dare una spinta verso una realizzazione personale. La rinascita è anche eliminare una pelle vecchia, eliminare anche qualcosa di vecchio. Ricordo sempre che l'energia anche in casa, ve ne ho parlato nell'introduzione, se non avete ascoltato l'introduzione, ascoltatela. Quando dico di eliminare questa cosa, questa situazione così vecchia, questa situazione che forse ancora stiamo vivendo nel nostro passato e che in qualche modo abbiamo bisogno di rimettere nuovamente in gioco. E poi abbiamo la carta del nulla. Io amo questa carta. Vedete, una carta nera, semplicemente, una lavagna che abbiamo qui, è una lavagna dove possiamo iniziare a riscrivere tutto quello che è la nostra vita, o più che altro che delle volte non è bello scrivere tutta la vita, forse un nuovo capitolo di vita. Ecco quello che vi consiglio: magari iniziare a scrivere nuovamente un capitolo della propria vita, no? Quindi mettere proprio sul vostro foglio, sul vostro diario. Io conosco tantissime persone che non hanno un diario, che non hanno un'agenda. Io dico, ma come fate a vivere senza un'agenda? Cioè, dove scrivete i vostri pensieri quando vi vengono in mente? Cioè, a chi, co come vi sfogate? Andate sui social e guardate, guardate, guardate le immagini, guardate, cioè siete tu una macchinetta lì a guardare. Prendete una piccola agenda con una piccola penna che non occupa nulla e usatela. Iniziate a scrivere veramente qualcosa, e io vi consiglio di scrivere anche delle parole positive. Delle parole che possono dire io non so sempre mai più, nel senso non voglio mai, poi mai dire mai nella vita, però sicuramente se ti ricapita, perché l'universo vi farà capitare qualcosa nuovamente, la vivrete in maniera diversa. Il nulla è anche voler perdonare, riscrivere una storia, voler in qualche modo vivere in maniera diversa quello che avete vissuto fino a questo momento, avere l'occasione in qualche modo di sentirsi pronti proprio per rimettere in gioco alcune situazioni che fino a questo momento probabilmente non erano state ancora vissute al 100%. Allora, andiamo a vedere qual è la prossima carta. Abbiamo la carta dell'abbondanza e la carta della cura, vedete?
grande opportunità durante questa luna piena. La prima opportunità sarà quella finalmente anche di ristabilire delle mete lavorative, delle mete anche economiche, che fino a questo momento probabilmente moltissimi di voi non sono riusciti o non erano riuscite in qualche modo a sentire proprie, quindi avete una grande occasione, quell'occasione proprio di riscrivere anche un po' la vostra vita. Vedete, qua avete la carta della cura, una sanazione profonda, una sanazione proprio di voi stessi, del vostro cuore. Chissà, credo che qua qualcuno finalmente smetterà di compararsi con il proprio passato, smetterà di vivere nel proprio passato, nel dire io forse dovevo essere più dura. No, tu sei stata quella che dovevi essere. E in quel momento sei stata giusta. E forse è anche quello la tua lezione di vita in questo momento, perché forse non lo sarai mai più come l'hai fatto prima, perché l'hai capito, perché hai preso una lezione. Ricordo che Saturno vi insegnerà delle lezioni in questo momento, ma vi regalerà anche una sorta di stabilità molto importante. Quindi siate sempre delle persone pronte ad accettare qualsiasi realtà. Mi raccomando. Perché questo è un momento dove c'è qualcosa da sanare. Allora, curarsi o sanare il proprio cuore significa spesso anche riaprire delle cicatrici, spesso anche riaprire delle realtà personali che secondo me sono importanti anche perché devono essere rivalutate, riviste o risentite. Quindi mi raccomando, insomma, potrebbe essere anche in questo momento. Va bene? Allora andiamo avanti e andiamo a prendere altre carte. Intanto noi queste le lasciamo qui perché è sempre bello avere, insomma, uno spunto anche sulla nostra lettura. Andiamo a vedere per voi che avete scelto la pietra di acqua marina, una mezza croce. Faremo una mezza croce, andremo a capire un po' quali in realtà sono le energie. Allora, la mezza croce funziona che la prima carta rappresenta il nostro cuore, la nostra interiorità, quello che abbiamo noi dentro di noi stessi. Vediamo un po', la prima è un fante di coppe e chissà, forse nel nostro cuore in questo momento abbiamo proprio un amore, una persona nuova nella nostra vita, una persona che forse non abbiamo mai potuto avere fino a questo momento, o una persona che ci ha regalato delle grandissime emozioni e poi, bella e buona, insomma, è sparito, una persona che forse non ha dato quello che credeva, perché i fanti di coppa sono spesso molto instabili, sono delle persone che probabilmente hanno degli alti e bassi molto forti, ma che poi a un certo punto, quando nell'amore sono molto romantici, regalano poesie, regalano emozioni nuove, però poi c'è questa instabilità proprio nei momenti in cui devono prendersi le responsabilità, si sì, un po' immaturi, ecco. D'altronde il fante di coppe rappresenta anche una notizia nuova in amore, una persona nuova che arriva in amore, quindi è molto probabile che qui abbiamo l'incontro di una persona nuova, abbiamo l'arrivo anche di una persona che in questo preciso momento è nel nostro cuore. Andiamo a vedere cosa abbiamo sotto, il re di denari. E questo, ragazzi, è proprio forse anche la voglia di ricostruire qualcosa di importante con una persona che, per quanto possa sembrare matura, voi pensate che dentro a questa persona in realtà si nasconde un amore che potrebbe diventare maturo. Andiamo a vedere le altre carte. Abbiamo il 6 di coppe e abbiamo l'8 di coppe. È prematuro però fare delle scelte così importanti. Per quanto questa persona possa sembrare una persona matura, io vi consiglio di non correre con questa persona perché, soprattutto chi sta vivendo dei momenti di amore molto forti, potrebbe vivere poi magari forse delle delusioni, ecco, no? Andiamo a vedere la mente. Abbiamo la regina di coppe, una donna innamorata. E sotto di noi abbiamo il 2 di coppe. Vediamo un po' qual è l'eremita. Però vedete, c'è bisogno di essere saggi in questo momento, eh? Secondo me è meglio non correre tantissimo perché è probabile che durante questo periodo ci possano essere delle situazioni che non sono ancora proprio tanto chiare. Indubbiamente, se avete nel cuore una persona, qui potrebbe esserci un amore che veramente può nascere. Parlando a livello pratico, credo che anche una collaborazione, però dovete essere molto più creative. Allora, voglio vedere perché questo 8 di coppe così isolato, 7 di denari, 4 di coppe. E ancora una volta il re di denari. E dovete darvi da fare però in questo momento, vedete, l'imperatore, dovete dare molto di più in questo preciso istante nella vostra vita. Mi rendo conto che qui qualcuno sente un po' il peso e la fatica di dover sempre fare tutto voi.
forse per un amore, per un lavoro, quindi siete stanchi, dite no, io sinceramente farei sempre tutto, io non ne posso più, no? Cioè, ho bisogno anche di... però sembra quasi che non ci sono altre soluzioni in questo momento, in realtà le soluzioni le avrete se iniziate ad adottare una mente anche un po' più rivoluzionaria, un po' più di cambio, l'universo vi inizia a dare delle grandissime risposte in questo preciso istante e secondo me riuscite pian piano a trovare anche una strada, a trovare anche una via per poter realizzare insomma questo nuovo percorso. Non sottovalutate che qui state vivendo secondo me un amore molto importante. Un amore che però ha bisogno di tanto tempo, di tanta pazienza anche, perché credo che nella vita ci sono ancora cose o situazioni che vanno prese un po', in maniera un po' più, insomma, più serie. Allora, voi sicuramente avete una mente molto più seria rispetto alla persona che state avendo in questo momento nel cuore, ma questo non è detto che questa persona nasconde comunque un mondo molto particolare. Attenzione alle persone che non hanno mai amato. Sia voi che l'altra persona, è possibile che c'è un po' di inesperienza in queste carte, quindi è probabile che qualcuno preferisce non coinvolgersi perché ha paura di essere poi in qualche modo preso male, ecco, no? O comunque non avere quella spontaneità di prima. Ci sono dei ricordi che torneranno durante questo periodo, ricordi del vostro passato, e voi li riaffronterete in maniera diversa. Forse c'era quella voglia di fare un piccolo sacrificio in più e di ritrovare in qualche modo una stabilità migliore. Devo dire che questa luna, per chi ha scelto la pietra dell'acqua marina, sarà una luna molto molto importante. Io l'unica cosa che vi consiglio è di mantenere sempre le porte aperte, di riscrivere anche un po' quella che è la vostra quotidianità, perché molto spesso rimaniamo un po' vittime di quella che è il nostro presente, o scusate, il nostro passato, senza renderci conto che poi in realtà abbiamo delle grandi opportunità proprio per rinascere. Buona luna nuova a tutti, non vi faccio gli auguri del nuovo anno cinese, ma ve lo farò nel prossimo video. Come al solito vi chiedo di lasciare il vostro like e i vostri commenti e noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Allora, per tutti gli amici invece che hanno selezionato il nostro diaspro serpentina, questo si chiama così perché come potete vedere ha delle sfumature che sembra proprio una pelle di serpente. Ottima questa pietra per il primo chakra, Quindi per le persone che vogliono ritrovare una sorta di stabilità nel proprio corpo o con il proprio corpo. Allora, andiamo a vedere qual è la vostra carta. È una luna nuova in Ariete. Devi andare per questo, cioè go for it, cioè fallo, nel senso buttati tranquillamente. Beh, questo è un momento importante. Tutte le persone che hanno selezionato la serpentina probabilmente devono lanciarsi, devono lasciare andare le paure, le incertezze, devono probabilmente iniziare a pensare più al fatto che lasciandosi andare le cose diventeranno sempre molto più semplici rispetto a come le stavate vivendo fino a questo momento. Ci sono persone che sono rimaste propriamente intrappolate in una stanza, in un tunnel, in un buio, in determinati pensieri personali molto difficili. Siccome questa è una luna che parla di nuovi inizi, forse questo inizio dovete iniziare, scusate il gioco di parole, a farlo voi. Nel senso, dovete veramente prendere in considerazione il fatto che il primo passo deve essere il vostro. Non abbiate paura, vai, fallo. Abbiate il coraggio anche di affrontare qualsiasi cosa in questo momento. Non abbiate paura di perdere, non abbiate paura di non farcela. Questo è un momento importante, questa è una carta proprio che vi sta invitando a mantenere la forza e il coraggio per affrontare qualsiasi situazione. La luna nuova in Ariete rappresenta sempre un inizio importante ed è un bellissimo, devo dire, stile anche con questa luna nuova in Acquario. Sono due segni molto amici e che soprattutto si spingono anche verso la conoscenza di qualcosa di nuovo. Dovete esplorare campi in questo preciso momento che sono un po' sconosciuti per voi. Basta stare a pensare al vostro passato, pensare sempre a quello che non è stato, basta sempre ritrovare in qualche modo delle realtà o delle situazioni che sono rimaste un po' intrappolate. Abbiamo bisogno in questo preciso istante di uscire fuori da una realtà, iniziare a intraprendere anche dei passi importanti nella nostra vita. Abbiamo bisogno di iniziare a oltrepassare anche quelle che sono le nostre paure, i nostri dubbi. Ci sono delle situazioni che secondo me in questo momento vanno affrontate.
Ve lo dico perché questa carta vi sta invitando a non tramandare o a non tralasciare, ecco, scusate, non tralasciare sempre il tutto, no? Dice, no, vabbè, in un altro momento, lo facciamo in un altro momento. No, credo che questo è il momento ideale proprio per iniziare a prendere in considerazione un discorso, prendere in considerazione un problema, se c'è questo problema, iniziare a valutare attentamente quello che in realtà sta succedendo all'interno di voi stessi. È una grande occasione per poter far rinascere anche dentro di voi un'occasione di vita che avevate magari tralasciato da molto tempo. Vai, fallo, non avere paura, perché questo rimandare continuamente ad una situazione, rimandare continuamente ad alcune realtà, vi ha portato probabilmente anche ad non essere delle persone libere, ad non essere anche delle persone forse un po' tristi. Perché sapevate perfettamente che questo era un momento che dovevate affrontarlo prima, era sicuramente una situazione che dovevate assolutamente prendere in considerazione prima, avevate bisogno in qualche modo di sentire, no, quello che era la vostra realtà, la vostra possibilità. La luna nuova in Ariete rappresenta anche l'inizio di qualcosa di nuovo. E siccome stiamo parlando di inizi, credo che qualcuno finalmente otterrà la promozione sul lavoro, otterrà un lavoro e finalmente inizierà anche un percorso di vita nuova. Quindi mi raccomando, qualsiasi situazione nuova che in realtà stavate pensando di fare prima, è arrivato il momento di farlo. In questo caso potrebbe rappresentare una sanazione del proprio corpo, una disintossicazione di voi stessi, del corpo, della mente, di ciò che volete fare, un viaggio che volete affrontare. Ecco, iniziate seriamente a pensare questo percorso come qualcosa che deve essere fatto ora o mai più. Perché in realtà è un po' così, mi dispiace dirlo mai più, però comunque perché in realtà poi ci sono anche altre occasioni nella vita che ci vengono date, però ora è veramente un momento molto importante, che secondo me non bisogna tralasciare, che non bisogna assolutamente lasciare indietro. Avere il coraggio significa anche affrontare in maniera determinata o determinante questo vostro modo di realizzare questa realtà. Ci sono realtà importanti, possono esserci secondo me anche delle situazioni che fanno realmente capo a quello che in realtà voi state pensando e desiderando in questo preciso istante. Però non dovete sottovalutare nulla in questo momento, dovete essere in qualche modo pieni di iniziativa e iniziare seriamente a considerare, a prendere in considerazione una nuova opportunità. Quindi mi raccomando, cercate seriamente di iniziare a intraprendere magari un percorso nuovo, un percorso che in qualche modo deve essere valutato attentamente, eh? Però abbiate il coraggio di farlo. Allora andiamo a vedere il nostro maestro Osho, quali sono le sue indicazioni, i suoi consigli in questo momento, no? Per tutti coloro che hanno selezionato la pietra serpentina, questo è un diaspro serpentino. Allora, andiamo a vedere il taglio. Abbiamo la carta dell'amicizia e la carta della voce interiore. Quindi, ragazzi, cosa state sentendo? Questa è la carta della papessa. Quindi, cosa avete dentro di voi? Cosa state sentendo dentro di voi? Voi la risposta ce l'avete. Ce l'avete già e sapete che le cose stanno per prendere quel tipo di percorso nella vostra vita. Quindi, è inutile che sforzate il vostro rapporto o cercate di trovare insomma delle scuse affinché queste situazioni non vanno proprio al 100%. Ho la sensazione che qualcuno sente qualcosa per un amico, una persona vicina, c'è un rapporto particolare. Allora, innanzitutto alla base dei vostri rapporti ci deve essere un'amicizia. Se questo non c'è, vuol dire che questo rapporto è un rapporto non sano, è un rapporto che probabilmente non durerà neanche tanto. Voi sentite però che questa sensazione, questa voglia anche di ricostruire questo vostro rapporto c'è ed è anche molto evidente. La voce interiore è in realtà l'intuizione, quello che noi sentiamo molto spesso nella vita, e durante questo periodo sentirete proprio una grandissima intuizione, un grandissimo. È come se il vostro io interiore sia decisamente molto più elevato in questo periodo. E
come se riconoscerete anche le persone intorno a voi come delle persone buone, delle persone negative, delle persone a cui potete fidarvi. Allora capirete proprio durante questo periodo chi sono le persone giuste. Una cosa, se c'è un amore ancora che non è molto chiaro, che però si sente che c'è alla base qualcosa di importante, questo è un bel momento per iniziare seriamente una storia d'amore seria, una storia d'amore che vi coinvolgerà, una storia d'amore che parlerà soprattutto di amore in questo momento, perché c'è una connessione particolare con la persona che state conoscendo, state frequentando o addirittura potreste conoscere. Quindi attenzione alle amicizie, ai colleghi di lavoro, alle persone che sono vicino a voi, perché secondo me c'è qualcosa di interessante nell'aria. E se fino a questo momento magari non vi siete lasciati andare per paura che i vostri sentimenti magari non erano ricambiati o per paura che magari poteva nascere qualche realtà particolare, questo è un momento dove magari si può pensare proprio di iniziare una storia d'amore particolare. E quindi è bello, è interessante il fatto che comunque durante questo periodo sentite proprio la necessità di avere una connessione con una persona. Attenzione a non chi a chiamarvi le persone, perché questa voce interiore è proprio un po' questa nostra famosa legge dell'attrazione. Richiameremo qualcosa di particolare, cioè sentiremo proprio la voglia di attrarre qualcuno a noi. Ecco, questo potrebbe essere veramente un'ottima occasione. Andiamo a vedere quali sono le altre due carte di Osho. Abbiamo la carta della torre e la carta delle esperienze. E questo è inevitabile, perché secondo me qualcuno qui vivrà delle esperienze molto forti, molto dure, che vi metteranno anche un po' in gioco, no? E sono un po' un ritrovare una stabilità, una struttura completamente diversa della vostra vita. Ci sono momenti della nostra vita in cui arriviamo proprio al massimo e diciamo qui non ne posso più, no? Allora, cosa significa questo? Che l'universo in qualche modo durante questo periodo ci farà capire che tu non puoi più continuare per questa strada, che quello che hai vissuto fino a questo momento magari è stata un'esperienza nella tua vita, però non è la tua realtà, non è quello che tu in realtà stai per vivere. Apritevi a mondi nuovi, a realtà nuove, vedete qua c'è la carta dell'esperienza, quindi è molto probabile che durante questo periodo possano nascere delle occasioni nuove. Perché? Perché forse avete veramente trattenuto troppo una realtà, o forse state tirando troppo il filo verso qualcosa di nuovo, e purtroppo non sta più diventando una situazione semplice, facile da dover prendere. Quindi mi raccomando, questo potrebbe essere veramente un'ottima occasione per ridifendere un po' quella che è la vostra identità. Ho la sensazione che qualcuno sta perdendo un po' la propria identità a causa di un uomo, di una donna, di una relazione, è diventata un po' vittima anche di una realtà familiare piuttosto che lavorativa. E qui questa luna nuova è arrivata un po' per darvi uno scossone. Quindi vi dirà: senti, va bene questa esperienza che tu stai vivendo, ma vogliamo iniziare a svegliarci, vogliamo iniziare a prendere in considerazione la propria vita, il proprio modo di essere. Quindi sarà veramente molto importante in questo periodo essere svegli, attivi, persone che comunque in qualche modo hanno bisogno di sentire in qualche modo una strada nuova, un percorso nuovo. Bisogna mi migliorare un po' il vostro punto di vista, bisogna considerare il fatto che siamo fatti di esperienza, impariamo sicuramente delle cose nuove, ma non possiamo rimanere sempre lì. Queste sono carte che vi stanno invitando ad andare avanti, ad azionarvi, vedete la luna in Ariete, a comunque lasciare andare qualcosa che forse secondo me avevate un po' tanto trattenuto nella vostra vita. La carta della torre è un cambio di struttura, sostanzialmente, che non avviene perché voi lo volete, ma perché è l'universo che in qualche modo vi sta facendo un po' da guida in questo preciso istante. Quindi è inutile stare lì, come al solito, a pensare, a ripensare a quello che poteva essere o meno, è già stato, e quindi adesso l'universo vi sta dicendo basta, cioè è inutile continuare a pensare a sempre alla stessa persona, alla stessa situazione, basta, inizia ad aprirti verso nuove esperienze, inizia a guardare un po' quello che in realtà la vita potrebbe regalarti in questo preciso istante e quello che in realtà potrebbe essere la vostra vita in questo momento, va bene?
Andiamo a vedere quali sono le altre due carte che abbiamo qui in basso. Abbiamo Dietro l'illusione, quindi vedete che qui ci sono delle novità. È una carta dell'intensità. Allora, apritevi perché qui ci sono delle realtà forti, delle realtà nuove, addirittura delle realtà che sconvolgeranno completamente il vostro modo di vivere, perché la Torre non è un caso che sia uscita davanti a tutte queste carte, che tra l'altro è l'unica carta negativa, nel senso che la Torre rappresenta molto spesso uno shock, uno sconvolgimento, qualcosa che mamma mi arriva d'improvviso e dice non me l'aspettavo. Chissà, forse magari qualcuno ha chiesto di questo, ha chiesto una persona nuova, vi arriverà in una maniera molto intensa, in una maniera forte, vi coinvolgerà tantissimo. Ecco, potrebbe essere quel famoso colpo di fulmine, però preso in maniera negativa, nel senso che dice no, non potete farne a meno, quasi. Quindi cambiate anche questo vostro modo di vivere, le relazioni, che spesso sono sempre tanto piene di carica energetica forte. Qui abbiamo una novità, un inizio, qualcosa di nuovo nella vostra vita, un messaggio. Questa è la carta dell'Arcangelo Michele, di conseguenza dietro ad ogni nostra realtà sta per arrivare veramente ciò che abbiamo chiesto. Voi avete chiesto tanto nell'ultimo periodo e questo vi sta per arrivare in maniera molto forte e molto veloce. Dovete però avventurarvi anche voi. Qua ancora ritorna la carta della Luna perché secondo me è importante che anche voi fate dei passi, azionate in qualche modo la voglia di mettervi nuovamente in gioco. Siamo davanti a delle grandi opportunità, questo è indubbio, ci sono delle grandissime occasioni che possono arrivare nella vostra vita, mettendo ovviamente in repertorio forse anche un po' la vostra calma. Di conseguenza, che vita piatta, voglio qualcosa di nuovo e vi arriverà qualcosa forse che vi sconvolgerà, che sarà molto eccitante probabilmente anche come situazione. Forse siete voi che dovete comunque cambiare anche un po' il vostro modo di pensare e agire in maniera, secondo me, in maniera diversa. Questa luna però non vi farà star fermi. È una luna che vi porterà comunque tanta agitazione, tanto movimento e tante novità in maniera molto intensa. Occhio ai messaggi che riceverete sui cellulari, sui social, le mail, perché questi sono messaggi che possono essere veramente dei messaggi importanti, devo dire la verità, molto interessanti tra l'altro. Allora, andiamo a vedere la nostra mezza croce. La nostra mezza croce riguarda sempre il nostro cuore, cos'è che ci sta coinvolgendo fino a questo momento. Allora, vediamo la prima carta che raffigura il nostro cuore, la nostra personalità, il nostro modo di essere. Abbiamo l'eremita, persone sagge in questo momento, anche forse un po' solitarie, sole. Avete tanto bisogno di rinchiudervi dentro voi stessi, ma non è, secondo me dovete uscire un po' più fuori da questa realtà. Sapete perché? Perché credo che il percorso che avete davanti è un percorso buono, è un percorso che in qualche modo vi sta portando anche alla conoscenza maggiore di voi stessi, di quello che siete. La carta dell'eremita è sempre un approfondire anche se stessi, fermarsi anche un po' nel mondo, no? E capire perché determinate situazioni vi stanno capitando. Siccome qualcuno ca gli capiterà qualcosa di abbastanza forte, perché qui abbiamo la torre, l'eremita vi sta chiedendo di un attimo capire per quale motivo tutte queste cose forti così vi stanno capitando proprio a voi in questo preciso istante. Sembra quasi che l'universo vi sta chiedendo di fermarvi un attimo, di non correre, di essere delle persone un po' più pazienti anche in questo momento e soprattutto di ritrovare un po' la vostra meta. Vedete, la lanterna dell'eremita è un po' la meta che siamo predisposti ad arrivare. Adesso, dove siete predisposti ad arrivare? Per quale motivo volete arrivare fino a quella realtà? E sarà importante perché da questo momento in poi moltissime persone inizieranno in qualche modo ad intraprendere un percorso, forse anche in maniera diversa. Se eravate un po' più superficiali, adesso magari interiorizzerete in maniera molto di più quello che è stata la vostra vita. Allora, il vostro condizionamento è stata una chiusura, vedete? Siete state troppo chiuse fino a questo momento, l'otto di spade. Ed è come se questa chiusura, questa sensazione di non lasciarsi andare nella propria vita vi abbia condizionato tantissimo. Abbiamo la carta degli innamorati, a parte la scelta, credo che c'è un'unione particolare qui. Se
Sembra che quasi qualcuno sanerà finalmente una ferita del cuore, una ferita che avete avuto fino a questo momento. Avete l'asso di denari nei vostri pensieri, la regina di bastoni in basso. Quindi credo che avete sempre spesso sottovalutato voi stesse o voi stessi per qualcun altro. Avete fatto in modo che l'altra persona possa essere un po' più vitto. Vi ho già detto un po' qui che c'è qualcosa di malato in queste carte. Qui qualcuno forse stava vivendo degli amori molto particolari. E qua ne uscirete veramente delle grandi persone, soprattutto delle persone che possono insegnare qualcosa anche alle altre persone, no? Aprite il vostro cuore adesso nuovamente, perché il passato ormai credo che sia stato semplicemente una buona lezione di vita, diciamo così, anche se non ve lo meritavate. Però credo che in qualche modo vi sta dando anche un modo per poter superare qualcosa. Anche sul lavoro, finalmente qualcuno troverà una strada giusta, grazie ad un accordo che avverrà. E poi sapete anche cosa? Finalmente inizierete a trovare la vostra indipendenza. Questo asso di denaro, proprio il benestare fisico, ma anche indipendenza personale. Qualcosa proprio che è dentro di voi, qualcosa che. Questa è la carta finale, aspettate. Sette di coppe, quindi uscire da queste sensazioni, da queste realtà, da questa incertezza. Qualcuno finalmente inizierà a dare un senso a tutte le proprie idee, perché forse siete rimasti un po' troppo coinvolti. Occhio alle persone che si sono illuse forse per un amore. Ecco, questo è veramente un momento importante dove probabilmente qualcuno riuscirà, no, a trovare un senso a tutto quello che gli è successo nella propria vita. Se stavate cercando delle risposte, queste risposte le avrete. Non saranno belle queste risposte, ma in qualche modo le avrete. E questo vi permetterà in qualche modo anche di chiudere forse un ciclo, iniziare finalmente a pensare qualcosa di nuovo, iniziare a intraprendere anche una nuova realtà. Questo sarà veramente molto molto importante per la maggior parte di voi. E amore, viva l'amore, mi raccomando, cercate di considerare proprio l'amore come qualcosa di molto importante in questo momento, eh. Sarà estremamente utile vivere con i propri sentimenti, va bene? Ragazzi, lanciatevi con questa luna nuova. Voi che avete scelto la serpentina, sono tanti messaggi di intensità, di voglia di vivere. Basta sentirsi chiusi da una o soffocati da una realtà. Avete bisogno di aria e questo saranno dei passi. Saranno dei momenti molto importanti che vivrete e avrete proprio una grande occasione di poter sentire proprio nella vostra pelle, mi raccomando. Allora, grazie come al solito, noi ci sentiremo alla prossima, mi raccomando, lasciate il vostro commento, il vostro like, noi ci sentiremo, ciao. Allora, la terza scelta è la nostra corallina, è un rosso corallo intenso ed è proprio quello che rappresenta la corallina. Potrebbe sembrare una pietra anche di agate, in realtà è proprio si chiama corallina, quindi moltissime persone la troveranno proprio con questa definizione. Un minerale molto forte, molto intenso, governa il secondo chakra, la passione, la intensità nelle azioni e anche e soprattutto gestire le nostre risorse economiche, lavorative in maniera migliore. Questo è un chakra quando è dissonante, è così. Allora, andiamo a vedere qual è il primo quarto di luna in bilancia. Dovrebbe essere open, quindi il vostro lascia che il tuo cuore è aperto. Wow! Mi raccomando, qui c'è qualcosa o qualcuno, secondo me, che avrà bisogno di aprire il proprio cuore. Forse perché ci sono, questo è proprio il chakra del cuore, vedete? Quindi ci sarà, secondo me, un'ottima occasione per le persone che hanno scelto la corallina durante questa luna nuova di vivere delle esperienze d'amore che da tanto, forse troppo tempo, non erano riuscite a vivere. Aprire il proprio cuore o lasciare il proprio cuore aperto significa anche avere l'occasione, l'opportunità di entrare in contatto con delle emozioni nuove, delle emozioni che in qualche modo possono regalarvi, delle grandi occasioni. Il primo quarto di luna in bilancia, e la bilancia rappresenta il nostro modo di amare, rappresenta gli altri, rappresenta proprio la voglia di creare qualcosa di importante nella nostra vita. E questo è ciò che ci meritiamo in questo preciso istante. Abbiamo bisogno proprio di vivere, delle emozioni forti, delle emozioni che in qualche modo richiedono,
anche un equilibrio personale molto importante. Credo che molte persone hanno finalmente sanato il proprio cuore durante questo periodo. Adesso però cosa ne facciamo di questo cuore guarito? Dobbiamo rimetterlo in gioco. Lo so che fa, avete paura, lo so che fa male pensarlo, lo so che avete paura di dover riferirvi nuovamente, però questo cuore aperto significa avere anche, lasciare questo cuore aperto e avere anche l'occasione di rinnamorarsi nuovamente. E se siete già innamorati, di aumentare proprio questo vostro desiderio alla persona amata. È molto probabile che qualcuno stia vivendo delle emozioni, per esempio di qualcuno che non vi vuole, qualcuno che non vi considera. Allora in quel caso significa che questa persona in questo momento non è proprio la persona giusta per voi. Quindi lasciamo il nostro cuore aperto, perché secondo me qualcun altro o la stessa persona prima o poi potrà arrivare a regalarvi delle emozioni importanti. La bilancia è l'equilibrio per eccellenza, quindi siamo davanti a delle scelte importanti, siamo davanti ad un'occasione dove finalmente possiamo vivere il nostro desiderio. Abbiamo una grande opportunità in qualche modo di sentirsi anche, di sentirci anche in qualche modo pieni di emozioni. Qui bisogna veramente fare il tutto con grande passione, fare il tutto con grandi sentimenti. Ricordo che la bilancia è un segno di aria, quindi questa luna nuova nel segno dell'acquario toccherà tantissimo voi amici della bilancia, perché farà un bellissimo trigono d'aria con voi, quindi siamo pronti a vivere queste emozioni. Tra l'altro è proprio tutto nella vostra, in una casa, questa sensazione di espandere la propria vita, la propria positività. Chissà, qualcuno che ha scelto la corallina vivrà proprio delle emozioni, degli amori nuovi anche, degli amori che finalmente rappresenteranno quello che stavate desiderando da molto tempo. Avere anche l'occasione di vivere questi nuovi amori sarà veramente importante. Io ho una sensazione bella con questa carta, ma voglio approfondire di più questa stesura, perché secondo me le persone che hanno scelto la corallina vivranno delle grandi emozioni. Allora, andiamo a vedere subito. Il nostro maestro Osho. Allora abbiamo la carta della cura in fondo al mazzo e l'altra carta abbiamo la carta del silenzio. Allora ragazze, qui abbiamo sicuramente l'opportunità di sanare profondamente le, qua parla ancora di cuore, cioè abbiamo nuovamente il chakra del cuore, quindi sento proprio che qualcuno finalmente avrà una grande occasione. Innanzitutto, se non sentivate una persona da molto tempo, questa persona nuovamente si farà sentire e avrete quella grande occasione di guarire in profondità quello che è stato il vostro modo di essere. Quindi il vostro, cioè dire per quale motivo avete amato questa persona, dire per quale motivo, o soprattutto chiedere per quale motivo questa persona era sparita. Avrete questa grande occasione di finalmente chiudere un ciclo. Questo significa per molte di voi entrare in una realtà nuova, in una dimensione nuova, quella della guarigione della propria anima. Ci saranno persone che avranno una grandissima occasione finalmente di liberarsi da alcune parole non dette, o di dire realmente quello che stavate pensando da molto tempo. Se stavate aspettando una risposta da parte di una persona, penso proprio che questa persona durante questi giorni si farà sentire. Valuto molto l'amore in questo caso, perché mi rendo conto che il cuore è molto presente, il chakra del cuore è molto presente, e di conseguenza mi rendo conto che qui abbiamo da sanare tanto nel nostro cuore. Voi avete veramente fatto un bellissimo lavoro, un bellissimo percorso di guida, di sanazione soprattutto, che vi ha portato verso una strada nuova. So che molto spesso il silenzio rappresenta veramente una delle cose più brutte, perché l'essere ignorati, e quindi le persone che in qualche modo vi ignorano sono secondo me le cose peggiori, perché non c'è cosa migliore di ricevere una risposta, anche un po' vaga, ma meglio riceverla che non riceverla affatto. E questo silenzio secondo me è stato per voi terribile. Adesso avete proprio voglia di risanare questo cuore,
di ritrovare finalmente spazio in qualcosa di nuovo. Altra cosa, credo che alcune persone che hanno scelto la corallina probabilmente stanno vivendo una forma di isolamento da parte dell'amore o da tanto tempo sono single, hanno paura di aprire il proprio cuore, hanno paura di vivere delle proprie emozioni. Ecco perché secondo me credo che questo sia un momento importante per rimettere un po' in gioco quella che è la sanazione della propria anima, del proprio corpo. Usciamo un po' fuori, iniziamo veramente a vivere delle emozioni nuove, secondo me anche delle emozioni che ci possano travolgere sempre di più. Andiamo a vedere qual è, vedete la solitudine come mi è uscita? Andiamo a vedere un poco di più. E questa solitudine vi sta veramente portando a vivere delle emozioni importanti. Scusate che volevo poi prima parlare di queste due carte. Qua c'è il nulla, Qua c'è da riscrivere qualcosa, da ritrovare un po' anche quella forza da questa noia, questa solitudine che avete vissuto fino a questo momento. Ci sono persone che finalmente ritroveranno la possibilità di essere delle persone vive, delle persone che in qualche modo saranno predisposte a ricostruire qualcosa di importante. Non abbiate paura durante questo periodo di scrivere anche una lettera, di scrivere anche un messaggio. Chissà, forse molte di voi lo riceveranno. Mi raccomando, questo messaggio non deve essere risposto in maniera così tanto irruenta, ma credo che c'è bisogno di ritrovare anche un po' un accordo in questo rapporto, anche magari a livello lavorativo. Cerchiamo di essere delle persone un po' meno rancorose. Voi non lo siete, perché voi non lo siete, perché mi rendo conto che state lavorando tanto, però ricevere quel messaggio potrebbe provocarvi anche un po' di rabbia. E allora facciamo spazio invece al sentimento di dire: ma sai che c'è? Ti dico quello che c'è da dire, ti dico realmente quello che provo. Non usiamo strategie, come dico sempre in questo momento. C'è bisogno magari di liberarsi anche di parole non dette. E tutto questo ha provocato spesso dei dolori, delle situazioni molto diverse, molto particolari. Ancora una volta evidenzio il fatto che molti che hanno scelto la corallina sono persone sole. Sono persone che si sentono sole. Allora, ragazze, qui dobbiamo, o ragazzi, qui dobbiamo iniziare veramente un percorso personale molto più importante. Io nel mio percorso di coaching ho sempre aiutato le persone a lasciarsi a vivere in maniera diversa, in maniera un po' più piena la propria vita, no? Partendo proprio dall'autostima verso se stessi, perché la solitudine spesso distrugge la nostra autostima ed è quello che io non voglio che voi cadiate proprio nella solitudine, nella depressione, nel non riuscire poi ad affrontare nessun tipo di cambio nella vostra vita. Quindi c'è bisogno proprio durante questo periodo di essere delle persone più libere, di essere delle persone che in qualche modo riescono ad affrontare magari un percorso nuovo e riscrivere anche un po' la propria vita. Perché si è soli? Perché ci sono state situazioni nel nostro percorso di vita che in qualche modo ci hanno reso così. Allora c'è bisogno di curare questa realtà, eh? Andiamo a vedere quali sono le altre carte. Abbiamo la carta del lasciare andare, e abbiamo la carta della rinascita. Ci sono tante cose che bisogna lasciare andare, eh? Ci sono tante cose che bisogna in qualche modo liberarsene, ragazzi, perché siamo stati probabilmente anche un po' vittime di questa realtà. Siamo stati anche un po' delle persone che non siamo riusciti a vivere delle realtà nuove. Adesso siamo ad una grande occasione, quella di riscrivere un po' la nostra vita, a quella di ritrovare un po' il nostro centro. Quello sarà importante. Lasciare andare le proprie emozioni, liberarsi dalle proprie emozioni, rinascere sostanzialmente nella nostra vita. Significa in qualche modo incamminarsi verso qualcosa di importante. La rinascita, vedete, qui c'è una rinascita nuova, però io questa carta la considero sempre come una carta molto forte, perché non è facile rinascere da questa realtà, vedete, questa realtà scura, questa realtà anche un po' tanto abbattuta, è un po' questa vostra vita che stavate vivendo, piano piano lasciando andare quello che ormai non si può più controllare. Inevitabilmente affronteremo comunque dei percorsi nuovi, dei percorsi che ci porteranno verso qualcosa di importante. Allora è arrivato il momento di
prendersi in considerazione, di iniziare ad amare più se stessi, di avere in qualche modo una strada nuova verso un percorso che secondo me vi porterà verso una grande guarigione. E lasciare andare, questo è una cosa naturale, se mai state trattenendo troppo le cose, invece qui c'è bisogno di vivere un po' più come, di lasciare andare più le cose, di non trattenere ciò che sempre abbiamo voluto nella nostra vita. Allora, andiamo a vedere adesso andiamo a vedere la nostra croce, la nostra mezza croce di 5 carte. Andiamo a vedere, la prima carta riconsidera sempre il nostro cuore. Vediamo il taglio un attimo per questa. Vedete le cose del passato come ritornano. 5 di coppe e gli innamorati. Siete ancora troppo vittime di questo passato, però. Siete ancora lì a pensare a tutto il fracasso senza rendervi conto che ci sono ancora delle opportunità. Ecco, queste che hanno le persone che hanno scelto la corallina saranno anche pronte a ritornare, a rimettersi in gioco, a rivivere comunque delle emozioni importanti. Questo secondo me sarà utile per moltissimi di voi, dato che ci sarà una grande occasione, quella finalmente di rivivere anche delle emozioni. Presto, presto, molto presto qualcuno riceverà delle notizie importanti. Vedete la giustizia, il senso di giustizia, uff, la papessa, l'inner voice, nuovamente uscita la papessa. E il 10 di coppe, non vi preoccupate, presto riceverete finalmente quelle risposte che voi avevate bisogno. Vedete il mondo, avrete delle risposte importanti, finalmente troverete anche la sanazione del vostro cuore in questo preciso istante, avrete quell'occasione di risolvere un grande problema, un grande enigma, ritrovare anche un po' l'equilibrio verso voi stessi, avere anche questa grande opportunità di rivivere delle emozioni, e questo sono convinto e sono veramente sicuro che vi porterà verso una grande realizzazione. Tutto ciò che riguarda anche la casa, un'eredità, un problema ereditario, qui credo che verrà comunque risolto grazie anche al vostro modo di fare. Certo, la mente in questo momento potrebbe crearvi dei momenti molto critici, ma una separazione, ciò che riguarda proprio questo ambiente, ritroverà una strada nuova, ritroverà forse anche una soluzione migliore, ma voi lo sapete, perché tutto quello che voi siete in buona fede, voi l'avete fatto sempre con il cuore. Bene, amici, allora io voglio ringraziarvi, spero che questo messaggio vi sia stato d'aiuto. Io, come al solito, vi ricordo che a noi fa sempre molto piacere che lasciate il vostro like e il vostro commento. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail, la mia pagina web. Noi ci sentiremo alla prossima. Grazie come al solito, un abbraccio a tutti, ciao.